within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a Bene, ringraziamo la professoressa Brambilla per gli spunti puntuali che ci ha offerto, per le riflessioni acute e anche per aver sottolineato questo punto che mi è sembrato molto importante, cioè il rischio di non comprendere esattamente le cosiddette incongruenze di genere con tentativi di cura improvvisi e che potrebbero causare più danni di quanti magari vorrebbero risolverne. Adesso passiamo alla relazione del dottor Onori, Daniele Onori, che è tutore di filosofia del diritto presso l'Università Europea di Roma, è autore di numerosi articoli online per varie testate giornalistiche, membro del direttivo del Centro Studi Rosario di Latino e del comitato di redazione della rivista Ius. Il dottor Onori affronterà delle implicazioni giuridiche che derivano normative della diffusione dell'ideologia gender in Italia e in Europa. Introducendo il suo intervento, io vorrei fare una breve riflessione. Qualche anno fa è uscito un libro scritto dal mio professore di diritto privato, il professor Natalino Irti, dal titolo Il nichilismo giuridico. Questo testo sosteneva una tesi che, volendola sintetizzare in un modo un po' brutale, si potrebbe ridurre a questo: le norme sono come dei grossi tubi, lui li chiamava nomodotti, che possono portare qualsiasi contenuto. Non c'è un senso della norma fuori dalla norma. Quindi è una specie di cerchio che parte dalla norma e si chiude lì, perché dopo il tramonto delle grandi ideologie, dopo la fine dei miti, delle religioni, non resta niente se non la pura volontà del legislatore, che si esprime attraverso delle procedure naturalmente rigorose e che attraverso appunto il rispetto di queste procedure dà la sua forza giuridica. E la tesi del professor Irti trova supporto sull'osservazione sicuramente di una realtà molto complessa come quella di oggi, dove esistono fonti di diritto molto frastagliate, sicuramente esistono anche delle forze autoreferenziali che non svolgono il loro compito rispettando il metodo democratico, e che hanno anche una forza sovrastante, quella degli stati, dei produttori del diritto, o assolutamente non rispettandoli, oppure magari in qualche modo influenzandone le decisioni. Il testo del professor Itti rispose, secondo me, in modo estremamente puntuale il professor Ottavio De Bertolis dell'Università Gregoriana, il quale, riflettendo, disse: ma in realtà un senso le norme continuano ad averlo, ed è nella realtà delle cose, nell'osservare le cose della vita, e quindi richiamava appunto il diritto romano, il diritto medievale, dicendo ius non è diritto soggettivo, ius è il diritto della cosa, lo ius, come si dice qua, ipsa res justa. Quindi ius è soffisso di giustizia, quindi la giustizia ha un senso, lo deve avere, ed è traibile e osservabile chiaramente dalla constatazione della realtà che è data. Allora, la domanda per arrivare alla sua relazione è questa: provocatoria ovviamente, ma nell'ambito delle tesi sul gender,
quanto è rimasto nel diritto italiano, nel diritto europeo di questa ipsis res iunta. Allora, intanto anche il professor, io ho avuto come professore Natalino Irti, quindi diciamo che la sua premessa è anche un'ottima premessa alla mia relazione, alla quale darei il titolo di, usando un gioco di parole di italiano, degenerazione del diritto. Appunto abbiamo vissuto in questi anni quello che il professor Irti poi sviluppava questo concetto in dialogo con il professor Severino, e l'attuazione del nichilismo anche a livello giuridico. E ovviamente ogni ideologia, ogni filosofia poi ha delle ricadute nella vita di ognuno, e soprattutto in ambito giuridico. Ovviamente le teorizzazioni gender sono lontanissime dal quadro che diciamo noi cattolici dobbiamo avere sempre chiaro, che è quello del diritto naturale. Ovviamente la risposta a Irti nasce da una tradizione millenaria, che è appunto il Tommaso d'Aquino, la stella polare. Per quanto riguarda le ricadute in ambito giuridico, le possiamo vivere tutti i giorni. Magari in Italia ovviamente il genere ha avuto la ribalta mediatica, soprattutto in tappe fondamentali della vita politica e anche quindi legislativa, prima con la sfortunata approvazione della legge Cirinna e successivamente invece con la fortunata del DDL che fortunatamente non è stato approvato. Però diciamo che ovviamente questa ideologia nasce a livello internazionale. Io vi dedicherò con alcune tappe, però è per dare un quadro che tutte le cose non nascono spontaneamente, ma hanno diciamo una gestazione magari anche sotterranea, che poi ha delle ricadute nella vita di ogni giorno, però nasce da lontano. Infatti diciamo ci si è sempre allontanati dall'articolo 12 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che riconosceva appunto la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna come società naturale, quindi dal 48. Poi siamo passati, vi elencherò alcune tappe principali, cioè l'ONU appunto ha promosso la prospettiva di genere, sostenendo seriamente i piani delle conferenze del Cairo del 94, del Pechino del 95, e poi ha creato appunto l'agenda di genere nell'ambito della sempre conferenza del popolare e della sua popolazione al Cairo. Si è parlato di diritti sessuali e riproduttivi come diritti fondamentali della donna, della libertà sessuale, contraccezione, sterilizzazione. E poi per diciamo addirittura c'è stato diciamo a livello europeo, poi si è arrivata a una risoluzione del Parlamento per la parità dei diritti degli omosessuali nel 94, in cui si ribadiva che ogni cittadino doveva avere lo stesso trattamento a prescindere dall'orientamento sessuale e riparando i diritti degli etero e degli omosessuali. E poi la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento di uomini e donne in materia di occupazione e impiego, e a tutte le varie norme di attuazione per la discriminazione. Ovviamente poi diciamo abbiamo assistito in quasi tutti i paesi d'Europa in varie forme alla registrazione delle partnership riferite a coppie omosessuali, ormai dalla Danimarca, Norvegia, Svezia, Galles, Spagna, anche Italia, oltre come sapete in alcuni paesi anche al diritto di accesso alle tecnologie riproduttive per arrivare
sono molteplici, però diciamo un aspetto che ci riguarda da vicino, soprattutto nell'ultimo periodo, è quella che riguarda la carriera alias nelle scuole, alla luce dell'autonomia scolastica della buona scuola del governo Renzi, ovviamente attraverso, diciamo, delle premesse che potrebbero sembrare, diciamo, come ha già detto la professoressa Brambilla, l'insegna dell'inclusione, anche della prevenzione in merito al bullismo, ha previsto quello che appunto diceva il notario, quello della prevalenza sul dato dato biologico a quella che è l'identità di genere percepita. Però, come sappiamo, in Italia il cambiamento di sesso o avviene chirurgicamente oppure avviene attraverso appunto un'autorizzazione al cambiamento del nome del genere anagrafico attraverso il tribunale, può essere richiesto da una persona che non intende e non può operarsi. Quindi qui abbiamo invece, diciamo, un cortocircuito, perché in realtà nel registro elettronico, che chi più o meno si affigne lo usa quotidianamente, dovrebbero essere annotati quelli che sono dei dati ufficiali, perché appunto in quel momento il professore è un pubblico ufficiale. Invece abbiamo un caso che si apre la strada a una serie di controversie che rischierebbero di mettere in difficoltà il docente, il ragazzo e la famiglia. Come sappiamo, le forze dell'ordine nel svolgimento delle loro mansioni richiedono che venga esibito un documento di identità con nome, cognome e sesso, mentre un docente dovrebbe utilizzare appunto documenti difformi per poter insegnare al ragazzo. Quindi vedete che, diciamo, anche questa ideologia che gender sottilmente viene camuffata sotto la mente di spoglie come la possibilità di abbattere quelle che sono differenze e di procedere a una cosiddetta inclusione. Ma invece, come sappiamo, specie in queste età, i ragazzi, diciamo, sono alla ricerca anche della propria sessualità, dare adito a queste pulsioni, a queste tendenze che molte volte vengono anche spinte anche da associazioni che liberamente poi possono anche entrare nella scuola e fare, diciamo, una sorta di propaganda, permettere esclusivamente a confondere le idee. E quindi per quanto riguarda il ruolo del diritto, non è facile delineare il percorso del diritto in questo periodo, perché, come sappiamo, il diritto non può essere né neutrale registrazione della prassi e quindi delle trasformazioni sociali, ma non può nemmeno imporre in modo dogmatico una verità in un contesto sociale complesso. Però, come diceva appunto il notaio, in realtà il ruolo del diritto è quello di riconoscere quello che c'è di razionale nella natura del senso e del fine, e quindi quello di attuare la regolazione di quello che è la realtà, in questo caso dell'armonia tra la componente fisica, psichica e sociale, e quindi va alla ricerca, come appunto diceva Aristotele, di una corrispondenza armonica tra nascita e percezione interiore e ruolo sociale, e quindi accettare anche i limiti del proprio corpo, nel senso che appunto nella misura in cui l'identità di genere è intesa come liberamento dell'identità sessuale e come
divenire ciò che si è, si potrà evitare il rischio della degenerazione del diritto. E poi permettetemi di dire che in realtà c'è anche se è un giurista, secondo me, anche affidare al diritto il, diciamo, quasi un ruolo ideologico diventa pericoloso, perché in realtà secondo me dovrebbe essere messa in risalto più il ruolo educativo, nel senso che ovviamente va fatto un lavoro a monte proprio nelle scuole per non lasciare appunto al legislatore il ruolo di legiferare su materie in cui il ruolo della famiglia deve essere prevalente rispetto a quella che è l'educazione. Quindi diciamo quello che mi sento di dire è che ovviamente non deve essere mai diciamo abbassata la guardia su questi cavalli di Troia, come appunto ha detto il notaio, però di lasciare non spazi liberi a quella che è appunto l'autonomia scolastica e di preferire magari la stessa educazione della famiglia e attraverso la scuola per evitare brutte sorprese. Vorrei concludere qui perché vedo che già siamo di là. Allora ringraziamo.